questo pomeriggio siamo in compagnia di Michele Pilia, lo conoscerete tra poco perché vedremo alcune evoluzioni sulle due ruote. Lui è una persona semplicissima ma che ha una passione che è quella di, adesso lo vedremo e vedrete anche i video, di far camminare le auto in una certa posizione. Ci troviamo a Sestu nella pista di go-kart di Maurizio Porcu, stiamo inquadrando anche le autovetture che spesso e volentieri sono protagoniste dei show televisivi e anche Michele ovviamente ne è stato protagonista. Michele, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e a tutti i telespettatori. Intanto, quando è nata questa passione? Puoi dirci... Passione è nata quando avevo 12 anni, dopo aver visto in TV uno show di stuntman. È stato un colpo di fulmine, da allora non ho smesso mai di praticare questa passione per la guida acrobatica. Benissimo, tanti anche riconoscimenti, non solo a livello nazionale, ma anche sì, oltre sì. Penisola, ti hanno visto protagonisti in tante trasmissioni, anche in TV ovviamente, sì. Ricordaci qualche particolare. Ah, ultimamente abbiamo fatto un servizio per D-Max, proprio per la guida acrobatica su due ruote, senza l'utilizzo della rampa. Perfetto. Che è una performance che pochissimi al mondo riescono a fare. Perfetto. Quindi sono proprio rimasti un po' così sbalorditi, hanno voluto fare un servizio direttamente da Londra, sono arrivati qua al cartodromo di Sestu per immortalare la performance. Accanto a te presentiamo anche la nostra amica. Ciao, io sono Stella, sono la compagna di Michele. Cosa farai stasera? Dacci allora, qualche anticipazione. Io dovrei trainare a Michele. Bene. Potete anche già spiegarci come, poi con le immagini... Sì, si tratta questa di una nuova sfida, sarà un record mondiale e l'abbiamo nominato un record ecologico perché si tratta di una macchina inerte, senza motore, completamente. Verrà trainata attraverso una semplice fune da un altro veicolo ecologico, praticamente una macchina, adesso ancora stiamo facendo delle prove, però può darsi sia una macchina elettrica, questa per il momento è un GPL, una macchina sempre in rispetto all'ambiente, quindi sarà un record del risparmio, del riciclo, in tempo di crisi vediamo di dare una mano un po' all'economia, diciamo. Bene, ricordiamo anche agli amici che ci seguono da casa, anche le tue fanpage Facebook, il tuo blog, tale da poter rivedere i video, quali Su Google basta digitare Michele Stuntman e ti porta poi su tutti i miei canali, diciamo, blog, Facebook, YouTube e tutto quanto. Benissimo, adesso diamo spazio alle evoluzioni, seguiteci. Allora, ci troviamo qua al cartodromo Alessandro Porcu di Sestu, sono partite ufficialmente le prove per il record ecologico, signore. Adesso ci apprestiamo a salire sulla rampa, ci sta trainando Stella che è la mia fidanzata. Vediamo un attimino. Ok, macchina su due ruote in equilibrio. Questa posizione la dovremo mantenere sicuramente per oltre 100 km. Una performance molto difficile perché praticamente io non ho il comando di questa macchina che stiamo guidando. Io sto solo, sono trainato attraverso una semplice cavo, non barra rigida, niente, perché abbiamo voluto fare le cose un po' più difficili. Anche perché su questa disciplina della guida su due ruote girano molte voci che le macchine sono modificate, che hanno dei contrappesi. Per sfatare questi miti ho sempre cercato di mettere su due ruote macchine che mai gli stuntmen utilizzavano per la guida su due ruote. Ormai sono con i doppioni a 90 veicoli diversi messi su due ruote, per cui sto concorrendo anche a un altro record mondiale che sarà quello dei 100 veicoli diversi, e a breve ci sarà anche un bus di linea da portare in estremo equilibrio sul lato. Bellissimo, ragazzi!
persone al mondo. Adesso già in Brasile ci hanno mandato una sfida dei colleghi. Bellissimo. Ciao Ernesto, siamo qui Ciao. Con il manager di Michele che ci racconta un po' com'è la situazione, perché stanno organizzando delle cose fantastiche. Guardate là, ecologia, ecologia. Prego Ernesto. Allora, niente, si riparte. Cerchiamo di riproporre un secondo record mondiale per Michele. Parti, però ringraziamo da subito il comune di Cagliari che ci ha messo a disposizione lo stadio Santeria per poter fare quel Guinness. Cioè, il record che adesso Michele si propone di fare è un record ecologico, che diciamo a livello non solo regionale, ma deve essere riconosciuto a livello internazionale questo. Il motto di Michele, correre in pista, non in strada, zero alcol. E niente, droga, solamente così si diventa campione. Perciò Michele, non solo sport, sì. Non solo sport. Ma anche testa, perché giusto. Michele ci mette anche la testa. Michele, una piccola curiosità. Vorremmo sapere la differenza, che differenza trovi tra una macchina, guidare una macchina con motore o una macchina senza? La differenza è notevole, perché come si vede bene qua in questo vano motore, io non ho più i comandi della macchina, quindi devo fare pieno affidamento a chi mi sta trainando. Io agisco solamente sulla parte direzionale, quindi sul volante e sui freni. Per quanto riguarda accelerata non posso fare niente, quindi se la macchina sta per rovesciarsi o nella migliore delle ipotesi sulle ruote, non riesco a correggerla più, perché non ho più i comandi, devo fare sempre affidamento a chi mi sta trainando. Dello stuntman è un rischio dopo l'altro. Il momento più pericoloso? Il momento più pericoloso quando ho fatto le simulazioni di incidenti. Lanciavo la macchina a folle velocità e la facevo rotolare, giusto per vedere gli effetti anche che ci sono all'interno della macchina. Un consiglio che posso dare ai ragazzi è di moderare sempre la velocità, che alla fine dei conti è sempre quella che causa i problemi e gli incidenti stradali. Grazie mille, veramente, l'adrenalina sicuramente a mille in questa situazione. Guarda, sono delle situazioni dove ti dimentichi tutti i problemi e sei concentrato in tutto quello che devi fare, sempre con grandissima soddisfazione. Castellone ti ringrazia, perché veramente ci hai fatto vedere una performance. Grazie a voi per essere venuti qua, grazie. Grazie.